chiarire in che senso penso si debbano affrontare questi dati, la ricchezza di questi dati in termini culturali. Naturalmente bisogna intendersi, diciamo, sul termine cultura, intendersi sul termine, sulla parola cultura, ha molto a che vedere anche con qualcosa che stiamo riuscendo a capire meglio proprio con questi anni di innovazione dei linguaggi, della comunicazione attraverso le reti. Evidentemente siamo, pesa in noi, nella nostra valutazione, pesa una cultura moderna che si interroga continuamente sul valore delle innovazioni, ritenendo che la domanda fondamentale sia quella di capire se possono costituire un mutamento del nostro modo di vivere, un mutamento della nostra società o meno. Quello che facciamo fatica a percepire è che i linguaggi di rete hanno un peso da un punto di vista antropologico. Inutile chiederci se fanno qualcosa, intervengono in qualche modo, persino in qualche misura è inutile chiedersi chi è che la sta usando, qual è il potere che se ne sta impossessando, quanto piuttosto è importante capire che cosa accade attraverso la comunicazione di rete, che è una comunicazione fondamentalmente diversa dalla comunicazione moderna e che produrrà effetti in tempi lunghi. L'esempio a cui io ricorro sempre è per passare da un regime umano di tipo proprio primitivo, cioè quello dei raccoglitori, dei nomadi, ha invece un regime fondato sull'agricoltura, sappiamo bene che sono passati tempi lunghissimi in cui è difficilissimo stabilire, no, qual è il momento in cui si passa da un regime di senso a un altro regime di senso. Beh, probabilmente in tempi più ristretti, perché probabilmente il tempo si è accelerato e queste tecnologie sono la dimostrazione di quanto il tempo si stia accelerando, ma sicuramente ci vuole tempo perché accadano delle trasformazioni. La domanda da porsi di fronte a questi dati, alla gravità di questi dati, è interrogarsi su che senso, diciamo, ecco, abbia valutare in modo positivo o negativo i ritardi che possiamo registrare. Sembra un ragionamento sofisticato, ma non è. Allora, per esempio, se prendiamo l'esempio delle donne, risulta appunto che le donne sono molto al di sotto nell'uso delle innovazioni digitali e nell'uso della rete rispetto ai maschi. Questo è un dato, tra l'altro, che ci possiamo attendere, nel senso che come la donna è assente ancora per larghi tratti dal mondo del lavoro, e soprattutto la donna in senso generale, non determinate figure professionali che in qualche modo sono entrate a fare la concorrenza, diciamo, agli uomini. È evidente che questa arretratezza si risente anche nell'uso del... Però, ecco, un pensiero semplice, chiamiamolo così, un po' meccanico, dovrebbe ricavare da questi dati un'indicazione che è quella di una più rapida e veloce emancipazione delle donne sul piano dell'uso delle tecnologie, delle nuove tecnologie digitali, e quindi organizzare i processi di formazione e di istruzione in modo tale che la donna possa acquisire le competenze necessarie all'uso delle reti. Però in qualche modo, ed è qui che ha senso interrogarsi culturalmente sui dati di questa ricerca, in qualche modo noi così tendiamo a usare la tecnologia per appiattire quella differenza che c'è tra uomo e donna, che invece in questi ultimi anni è stata valorizzata in modo particolare. Cioè l'arretratezza antropologico-culturale di una donna può avere in sé degli elementi, no, interessanti, innovativi in qualche modo, rispetto invece al grado di sviluppo, diciamo, dell'uomo. Questo è un esempio, ma se ne possono fare tantissimi. E sostanzialmente si può dire, in sintesi, che il
il sistema delle reti è un sistema fondato soprattutto su relazioni intense, su regimi relazionali invece che comunicativi in senso tradizionale. La ricerca che è stata fatta ci pone diciamo in una classifica molto in basso e quindi ci impone a innovare, diciamo, le nostre istituzioni formative, la ricerca e la formazione, università, scuola, eccetera. Ecco, sarebbe importante in questa fase però non interpretare questa necessità di aggiornamento, non interpretarla semplicemente per attestarsi agli standard medi internazionali e globali, ma quello di trovare un modo specifico, territoriale, per poter appunto utilizzare l'innovazione in rapporto con mutamenti culturali che sono molto più complessi della semplicità, diciamo, dell'efficienza dell'innovazione. Questi dati rapportati, correlati ai dati di Eurostat, indicano che non solo l'Italia, ma quasi tutti i paesi mediterranei sono in questa fascia bassa di utilizzo e di potenzialità di utilizzo. Volendo semplificare all'estremo, la contrapposizione tra paesi del nord e cultura mediterranea è in qualche modo una contrapposizione che si può sintetizzare molto approssimativamente, sì, diciamo, però comunque in una cultura protestante e una cultura cattolica, e quindi in una tendenza a uno strumentalismo, diciamo, no? A un funzionalismo, quindi ai valori dominanti nei processi di modernizzazione, e invece un'attenzione maggiore ad alcuni aspetti simbolici. Questa potrebbe essere, diciamo, no, una distinzione che fa essere più che può portare a familiarizzare meglio con l'innovazione quelle culture che hanno già una forte tendenza strumentale, funzionale. Sì. Quindi dove c'è una forte modernizzazione ovviamente ci si collega più rapidamente al grado ultimo della modernizzazione, che sono i linguaggi digitali. Dove invece alla modernizzazione resistono altri fattori tradizionali, che sono anche degli elementi appunto di scarsa coesione sociale, per esempio, no? Ma che sono anche degli elementi invece di creatività, o di turbolenza, no? o di resistenza a degli elementi, a delle traiettorie dello sviluppo, là in quel caso appunto allora abbiamo una maggiore resistenza all'innovazione, anche perché appunto nei casi fortemente sviluppati c'è una capacità di innestare immediatamente l'innovazione nei processi dell'istruzione, processi formativi, mentre invece laddove non c'è già una capacità di socializzazione avanzata collegata con istituzioni che socializzano, è evidente che l'innovazione invece trova e incontra delle resistenze. L'aspetto, diciamo, no, della comunicazione che più ha si è saldato una cultura mediterranea, in qualche modo è stata quella legata all'immagine e legata alla narrativa, insomma, il racconto, anche il grande racconto, no? In questo senso c'è stato un momento in cui la cultura mediterranea, la cultura italiana poi nel caso specifico, ha potuto aderire molto ai linguaggi avanzati della comunicazione tecnologica. In qualche modo noi abbiamo due tappe fondamentali. Da un lato c'è il cinema, il linguaggio cinematografico, Hollywood, e Hollywood è un linguaggio tecnologico che riesce a un certo punto ad avere una capacità di presa globale anche su territori, popolazioni e linguaggi, diciamo, che non sono sviluppati come quelli americani. La stessa cosa accade con la televisione. La televisione diventa un linguaggio facilmente percepibile che quindi ha molta fortuna, ad esempio, in un contesto come quello italiano. I problemi iniziano appunto con i linguaggi digitali, perché richiedono una competenza maggiore. Allora cosa succede? Che se noi diciamo internet in modo molto generico, e quindi intendiamo con internet quella
quelle forme di comunicazione fortemente interattive, fortemente conversative, e allora capiamo bene che in questo arco noi abbiamo diverse esperienze che vanno dall'uso della telefonia mobile, dove invece non a caso, diciamo, data la semplicità del mezzo, la cultura, diciamo, l'esperienza, diciamo, del linguaggio nazionale è quella, no? più che si esprime meglio, diciamo, attraverso questo, anche in settori, diciamo, arretrati da un punto di vista culturale, scarsamente alfabetizzati nel senso dell'alfabetizzazione addirittura tradizionale, cioè quella della scrittura, e poi invece, appunto, via via che ci avviciniamo a piattaforme espressive più complesse, naturalmente invece, no, abbiamo una minore presa. Anche in questo caso ritengo, appunto, che un approccio culturale dovrebbe essere in grado di abbandonare la visione ideologica dicotomica, no, progresso, arretratezza, sviluppo e sottosviluppo, modernità o critica della modernità, eccetera. Dovrebbe cercare di ragionare nei termini sulla rete in un modo diverso, cioè, no, cercando di prendere in considerazione elementi positivi e negativi che si combinano ormai in modo molto diverso da quello tradizionale. Nel suo intervento al convegno lei ha affermato che i corpi che più resistono al virtuale sono quelli più predisposti al virtuale. Ma lei voleva dire... Era un po' un paradosso. Sì, infatti. Ma intendeva dire dal punto di vista intellettuale o dal punto di vista più plastico? Direi sì, direi più plastico, se andiamo a plastico, appunto. Sicuramente non intellettuale, nel senso che, diciamo, quando usiamo questa parola intellettuale facciamo riferimento a delle pratiche particolari che hanno una forte capacità di astrazione e che si collegano, diciamo, a delle tradizioni che coincidono tra l'altro con determinati ceti e con determinati linguaggi. Detto in modo molto semplice, diciamo, chi oggi usa in modo sofisticato la rete, molto spesso, cioè non molto spesso, insomma, può appartenere a due tradizioni. Uno, che è lo sviluppo massimo della scrittura, no? Cioè, appunto, la formazione intellettuale che via via, e tanto è vero che la rete poi nasce nelle sue prime esperienze, prima a livello militare e poi nelle università, e quindi, oppure quelli che vengono chiamati appunto i nativi della rete, laddove invece si è compiuto un qualcosa di diverso e appunto il computer è entrato a far parte, diciamo, della vita quotidiana, si è entrati, diciamo, nella scatola nera del computer, e lì si sono create tutta una serie di culture in cui il computer più che avere a che vedere con il cervello, con la testa, ha a che vedere con il corpo. Allora, il mio paradosso per cui chi davvero è vocato all'internet, cioè che è votato in qualche modo all'uso di un linguaggio dalle straordinarie potenzialità, è naturalmente proprio il corpo meno in qualche modo intellettualizzato, no? Cioè quello che appunto vorrebbe, attraverso la pure semplice espressione corporale, realizzare un oggetto, realizzare qualcosa, un concetto, un'azione, creare. E quindi c'è qualcosa, e questa, tornando alla cosa che abbiamo detto all'inizio, da cui siamo partiti, in qualche modo anche qui, no? C'è una razionalità da un certo punto di vista e c'è invece un aspetto più magico, no? più originario, anche qui la differenza, diciamo, tra il soggetto che si sviluppa attraverso tutti i processi di occidentalizzazione, di modernizzazione, progressivamente mondanizzando, no, degli aspetti che invece fanno parte a una precedente fase che è più legata appunto al sacro e al magico. Allora, è un paradosso, perché poi di fatto questo non si realizza, appunto, la tecnologia probabilmente sta lavorando, no, la tendenza che c'è, per esempio, a far funzionare il computer, a far funzionare la comunicazione molto spesso semplicemente con dei comandi vocali o con dei comandi tattili, è evidentemente quella, no? Cioè si cerca di scavalcare, diciamo, o le difficoltà della scrittura,
difficoltà tradizionali della scrittura, o di scavalcare addirittura il linguaggio e quindi far corrispondere immediatamente il desiderio con la possibilità di comandare al computer, no? E di creare, diciamo, l'oggetto desiderato. Naturalmente questi sono tutti processi, e anche qui, ecco, un altro elemento che può entrare in merito alla ricerca che è stata fatta. Naturalmente noi siamo portati a dare un valore ai dati che emergono in una ricerca, allo stato delle conoscenze e allo stato della tecnologia che prendiamo in esame, e quindi molto spesso diamo delle interpretazioni che hanno una breve durata, nel senso che il linguaggio digitale è più rapido, diciamo, no? Quindi scavalca le analisi che noi facciamo. Quando appunto si è cominciati a sono cominciati i linguaggi di rete, si è banalizzato il discorso sino ad arrivare a dire che si sarebbe abbandonato interamente la scrittura, il che non è avvenuto, perché poi invece abbiamo continuato molto a scrivere. Però d'altra parte sappiamo che già adesso, in qualche modo, attraverso alcune innovazioni, progressivamente da una scrittura alfabetica passiamo piuttosto a una scrittura iconologica, iconica. Sappiamo che certe branche delle neuroscienze probabilmente stanno lavorando perché ci sia la possibilità di comandare l'immagine, di comandare la comunicazione in modi estremamente diversi. Quindi è un territorio estremamente in trasformazione, dove credo che quello che conti di più è organizzare la ricerca senza restare legati a dei presupposti o dei pregiudizi di tipo ideologico. E noi siamo carichi di questi pregiudizi, diciamo, perché appunto istruzione, formazione, eccetera, legati molto alla scuola tradizionale, ci hanno formato dentro questi parametri pregiudiziali, diciamo. In conclusione, se la sente di fare qualche predizione sulla base dei dati che sono stati esposti? Diciamo, le sorti dipendono molto dal sistema Italia, e che già è qualcosa che non funziona, no? Detto così, perché sappiamo che siamo in una dimensione ormai oggettivamente globale, sappiamo che ogni qualvolta lavoriamo noi con un'identità italiana, in luoghi italiani, no? Eccetera, lavoriamo sul computer, però siamo automaticamente in reti che sono molto al di là del territorio italiano. E però sappiamo anche che tutta una serie di arretratezze sono invece specificamente italiane, quindi sappiamo che c'è un nodo, che è poi il nodo del sistema paese, in cui probabilmente, se si riescono ad avere delle politiche adeguate, si può tentare di superare, diciamo, dei gap. Sappiamo per esempio che l'assenza di banda larga per noi è un elemento appunto di arretratezza. Se semplicemente si riuscì, è come se... Ecco, è come quando l'Italia si è posta il problema di fare le ferrovie oppure dopo, no, di fare l'autostrada. Insomma, noi abbiamo bisogno di un'autostrada, non abbiamo ancora un'autostrada, ecco, non abbiamo ancora un'autostrada del sole, diciamo. Però appunto queste previsioni, diciamo, che possiamo fare sono legate alla qualità delle nostre istituzioni. E qui c'è, secondo me, un po' un vizio. Purtroppo, cioè, noi abbiamo bisogno di istituzioni formative per le quali dovremmo però avere un personale in grado di formare. Quindi in qualche modo sarà molto difficile, ecco, riuscire ad attivare processi formativi. Quindi da domandarci se non sarà magari proprio lo sviluppo della rete nel suo insieme a scavalcare il nostro problema attuale, che è quello di avere istituzioni in grado di formare, e invece il regime, diciamo, globale non sia quello che progressivamente determina delle trasformazioni. In qualche modo noi già lo vediamo adesso, no? Un giovane è minimamente formato, diciamo, dalla scuola, ma quello che lo forma in realtà è un habitat comunicativo estremamente complesso, all'interno del quale le reti svolgono sempre di più un ruolo fondamentale, e quindi probabilmente, diciamo,
molto spesso ci vengono in mente delle battaglie di retroguardia, diciamo, cercare di recuperare, no? Forse introdurrei anche un elemento di preoccupazione, cioè che quello che invece appunto istituzionalmente nella scuola, nell'università sta prevalendo è in qualche modo una cultura di tipo meccanicistico, diciamo, legata, diciamo, a degli aspetti, a stabilire dei parametri quantitativi, con una scarsissima capacità invece di andare sui contenuti, e in questo in qualche modo trovando erroneamente, in un modo di vedere, trovando nella logica dei linguaggi digitali un conforto, nel senso che il loro aspetto matematico, no? La loro freddezza algoritmica, no? Eccetera, la loro tendenza predisponibilità alla statistica, eccetera, beh, sono tutti dati che rendono appunto sterile, a mio modo di vedere, diciamo, no? I disegni che vengono fatti nell'ambito della comunicazione e della formazione. Quindi lo vedo estremamente complessa, ecco, no? questa dimensione. Naturalmente, forse il tratto che mi sembra più interessante è che il giudizio che noi diamo sullo sviluppo delle reti in qualche modo ancora non riesce ad avere uno sguardo d'insieme, e cioè se le reti ci aiutano a capire che la comunicazione non è più dalla stazione A alla stazione B, ma che la comunicazione appunto fa parte di un ambiente, che in qualche modo sono relazioni che entrano in contatto, eccetera, bene, siamo portati appunto a sviluppare questo tema tutto in riferimento al computer, alle reti, eccetera, mentre invece probabilmente tutto ciò riguarda molto di più, ecco. E in questo senso, quindi, ad esempio, dovremmo osservare con altrettanta attenzione, oltre ai dati che noi raccogliamo attraverso ricerche di questo genere sull'uso meccanico, diciamo, proprio del computer, dovremmo osservare tutta una serie di fattori di trasformazioni che ci sono a livello di altri linguaggi. Faccio l'esempio appunto di quello che sta accadendo nel franare, diciamo, del cinema tradizionale, nel franare anche della televisione tradizionale e nel trasformarsi radicale, diciamo, delle narrazioni televisive, che evidentemente costituiscono però come dire, l'anima, ecco, no? Dei processi che si stanno sviluppando, e la rete in qualche modo è qualcosa che ormai va al di là, diciamo, no? delle sue delle tecnologie di cui si serve, perché noi assistiamo a dispositivi straordinariamente diversi uno dall'altro, no? Cioè abbiamo un telefonino che abbiamo chiamato così a lungo telefonino, che è praticamente un computer, no? Abbiamo dei computer che possono essere appunto degli schermi cinematografici e delle televisioni, e abbiamo delle televisioni che si stanno trasformando in computer, e abbiamo una miniaturizzazione straordinaria, diciamo, di questi strumenti, e quindi è evidente, diciamo, no? Che c'è una misura, c'è una partita, ecco, che ci stiamo giocando su questo piano estremamente più grande di quella che riusciamo proprio mentalmente a percepire.